Gli aerei che decollano dall'aeroporto di Capodichino diretti verso nord non sorvoleranno più il centro storico di Napoli. È una delle novità previste dall'accordo tra la GESAC, la società che gestisce lo scalo partenopeo, e l'ARPAC, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, per ridurre lo smog e l'inquinamento acustico in città. GESAC ha infatti commissionato a DENAV, Ente Nazionale di Assistenza al Volo, una nuova procedura antirumore che evita il sorvolo del centro storico di Napoli per tutti i voli in partenza diretti verso Nord, Che secondo gli studi aeronautici consentirà di minimizzare gli impatti acustici del 30% e l'emissione di gas, oltre a diminuire il tempo di volo annuo di circa 500 ore. L'obiettivo è il protocollo d'intesa fra la GESAC e ARPA che adottare misure per il contenimento del rumore di origine aeronautica e delle emissioni di CO2 attraverso nuove rotte aeree e il miglioramento del sistema di monitoraggio ambientale. La nuova procedura è entrata in vigore in fase sperimentale lo scorso 23 febbraio vedrà la sua piena applicazione le prossime settimane, man mano che le compagnie aeree aggiorneranno i sistemi di navigazione di bordo inserendola tra quelle già in uso. ARPAC effettuerà delle campagne di monitoraggio acustico utilizzando due nuove stazioni di rilevamento che si aggiungono alle otto già esistenti, che compongono il sistema di monitoraggio di JESAC implementato già nel 2003. JESAC è stata la prima società di gestione aeroportuale a realizzare un sistema di monitoraggio e controllo del rumore delle rotte aeree che è successivamente diventato. ...diventato uno standard in Italia.